Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Steel Rising. Non ci azzecca molto con il giochi indie, insomma, però è un gioco che mi ha regalato il buon Ocean Caster ed è un gioco che trovate a 1,50€ circa su Instant Gaming. Vi invito ad andare a vedere col link qua sotto se vi va. Ma che dire, Steel Rising mi ha colpito perché è uscito un anno prima di Lies of P, prima che qualcuno dica plagio, Dio è uguale, è uscito un anno prima di Lies of P. Ci troviamo in Francia, Rivoluzione Francese, Maria Antonietta è, diciamo, vincolata, imprigionata in un castello protetto da delle guardie meccaniche, auto. Siamo un po' in un universo alternativo, un po' steampunk. Il re l'ha fatta rinchiudere con la sua amica servitrice, adesso non ho capito, e però tra tutti gli automi ce n'è uno che invece obbedisce a lei, quindi a lei affidano il compito di andare e scoprire il segreto di tutti questi automi per poterli disattivare e liberarsi e salvare Parigi. Questa è la premessa di Steel Rising, che è un Souls-like, senza dubbio, sicuramente più semplice. All'inizio abbiamo 4 classi tra cui scegliere, ci vengono date le armi iniziali. Io ho scelto la ballerina perché ha delle armi veloci, infatti apre questo scudo molto bello ed è in grado di attaccare molto velocemente. Questo è l'attacco veloce, questo è l'attacco pesante. Con le frecce posso scegliere se usare il gettone per il disassemblaggio, quindi torno a uno di questi, chiamiamoli falò, l'oliatore, che è quello della cura, e questo invece è una granata incendiaria. Cosa facciamo? Quando noi arriviamo in questi, ci sediamo, queste vestali si chiamano, e praticamente possiamo andare a potenziare, usando le essenze animiche, che le anime, le rune, come volete chiamarle, possiamo potenziare uno di questi parametri qui, all'ingegneria, autonomia, resistenza, potenza e così via. Possiamo andare a sbloccare dei moduli usando delle chiavi, potenziare delle armi usando essenze più materiali, in questo caso potenzio i ventagli, oppure potenziare gli utilizzi dell'oliatore o la quantità di vita che cura questo oliatore. Quindi questo è in sintesi quello che possiamo fare a livello di potenziamento. Abbiamo anche l'emporio, dove c'è la possibilità di acquistare oggetti, acquistare o vendere e acquistare anche equipaggiamenti, quindi nuove armi e così via. Abbiamo i moduli da acquistare, dobbiamo avere ovviamente il modulo dove metterlo, e i materiali, e possiamo andare anche a vendere. Quindi queste sono le premesse. Il gioco è un Souls, vi dicevo, sviluppato dagli Spiders. Gli Spiders hanno già fatto The Technomancer e Gridfall, quindi è un gioco che non costa poco, perché costa 49€, vi ho detto, però su Instant lo trovate a 1,50€. Pensateci, perché il buon Joker l'ho già comprato quando gliel'ho detto. Allora, vedete che ogni tanto lasciano cadere delle cose, noi lo possiamo andare a prendere, vediamo se è bronzo o no, munizione elementale. Ok, abbiamo perso un pochino di vita. Non è open world, anche se qui abbiamo il diario, la mappa, che ci fa vedere dove siamo, ma dobbiamo raggiungere praticamente il porto e prendere una barca. Abbiamo le statistiche, abbiamo i moduli montati, modulo di ventilazione efficiente grado 1. È bellissimo il fatto che ci sia questa molla, diciamo, che ci fa funzionare. Abbiamo l'inventario e l'equipaggiamento, dove possiamo andare a mettere varie armature. È un gioco sicuramente più facile di un Souls. La corsa, allora, è tutto molto veloce, molto snello nel movimento. Vedete che ristordisco quando faccio il parry, corretto. È sicuramente più facile e, come vi stavo dicendo, non è un open world, nel senso che bene o male abbiamo la missione da fare, si va, si esplora, ma al momento perlomeno la regione è questa. Me lo sto giocando pian piano, l'ho iniziato da pochissimo, siamo proprio all'inizio, ho fatto la prima sezione. E devo dire che non è male, non sarà Lies of P, perché Lies of P gode del fascino, dell'ambientazione di Pinocchio, di tutti i segreti e tutto il resto, ma ho finito anche la stamina, credo. Uso l'oliatore, che mi curo, vedete che si olia lì dietro. Anche un doppio attacco mi ha abbastanza ferito.
E senza spirito minore, ok. Vedete che non c'è una grande interazione con l'ambiente. E secondo me 49 euro sono un po' tanti, perché 49 vi comprate la XP. Ma al prezzo che vi ho appena detto, potrebbe essere molto interessante. Questi sono un po' troppi. È un gioco dove possiamo concederci più che in altri Souls il fatto di picchiare come fosse un hack and slash. Infatti, in un Souls sarei probabilmente già morto. Non bisogna essere avidi, bisogna difendersi quando serve, senza avere fretta. Lootiamo, munizione elementale ancora. C'era qualcosa. Lo sto giocando col pad perché, ovviamente, questi giochi si prestano meglio. Oh, c'è una cassa lì. Cappello Polignac. Andiamo subito a montarlo. Il cappello mi dà armatura più 1, equilibrio 1%, resistenza a fuoco 3%, resistenza all'elettricità. Ok, diciamo che è la nostra bella figura. All'inizio abbiamo una personalizzazione minima, cioè il colore delle braccia, del petto del nostro robot e poco altro. Il volto. Perché ce ne sono alcuni preimpostati, quindi scegliamo. Ma da qua siamo arrivati. Mi sa che non era la zona dove dovevo andare. La musica è molto bella, graficamente molto carino, molto gradevole. Belli gli effetti particellari. Siamo nella villa dove era rinchiusa Maria Antonietta. C'è proprio tutta una cutscene all'inizio dove lei parla con una donna e gli dice: ma dove saranno i nostri figli? Parigi brucia, non voglio restare qui. Lei gli dice: ma no, manda il robot, l'automa che ci ascolta, che non è contro di noi, può diventare la nostra spia direttamente informatrice da Parigi. E quindi abbiamo iniziato così. E ci hanno mandato con questo compito. Vediamo se c'è il. Oleati. Ok. Allora, c'è una sensazione un po' strana durante la corsa. Nel senso che sembra quasi che stia correndo sull'olio, perché vedete fa più falcate rispetto allo spazio fatto. Però per il resto gira bene, non niente da dire. Attacca anche in volo, cioè meglio di così. Poi ogni tanto trovate anche le chiavi che vi permettono di aprire porte. Ci saranno sicuramente magari delle aree segrete, ma non è il classico gioco che. Ok, allora prendiamo alle spalle. Mi avvicino piano piano, anche perché col mouse non si può muoversi piano. Ok, bellissima questa. Munizione elementale. Non trovo i lingotti che mi servono per potenziarmi, perché ho già visto un paio di potenziamenti che mi interessano. Vediamo un po' cosa c'è qua. No, vedete, qua è un muro invisibile, non si può andare qua. Questo è sempre un po' un peccato. Il gioco non sarà un capolavoro, perché non lo è. Ma è interessante. Senz'altro interessante. È fatto bene, nel senso siamo nell'ampia decenza di gioco, ecco. Anche perché io in questo periodo mi sto giocando anche Elden Ring e c'è una fisicità totalmente diversa. Questo più lo paragonerei magari un Elden Ring più simulativo a livello di movimento. Questo è più arcade, ma ci sta. Giocare senza pensieri. Modulo longevità grado 1. Ok, devo capire che cos'è quel modulo lì. Posso montarlo? No, però posso montarlo da qua. Allora, praticamente riduce leggermente i danni interni, danni da gelo causati dal raffreddamento rapido. Questa longevità, unione complessa di archi. Ah, aumenta leggermente la salute. Lo montiamo subito. Ma cambia qualcosa a livello estetico? Allora, un'altra cosa interessante è quando voi combattete troppo e finite la stamina, vedete io adesso lo sto finendo, andate in surriscaldamento.
e il tecnico in surriscaldamento. Quindi dovete aspettare che si raffreddi. In basso a destra vedete le essenze, chiamiamole così. Caschetta d'olio normale, ok. Questo cos'è? Boss fight? Probabilmente. The Swiss Guard, killed by the automats that replaced them. Uccise dalle guardie che le hanno rimpiazzate. Capitano De Gross, il governatore Duffy afferma che non è stato emesso alcun ordine volto a rimpiazzare la vostra compagnia di un drappello di automi. Pertanto, fino a nuovo ordine, vi sprono a tenervi a distanza da cotali macchine e vi chiedo di informarmi in merito a qualsivoglia segno di ostilità. Non entrate in combattimento a meno che Sua Maestà la Regina non si trovi in pericolo. I rinforzi stanno arrivando. Ok, abbiamo nuove info. Questo è... Sconfiggere l'automa instabile. Ah, ok, c'è un boss. Mamma mia, ha ucciso tutte le guardie. Eccolo lì. Io con i boss non vado molto d'accordo, in realtà. Aia. Ma se io usassi questo? Eh no, e invece muoio. Invece muoio malissimo. Aegis è rotta. Quindi si riparte da qua. Nuovamente da qua. Tutta l'essenza che ne avevo accumulato è stata è rimasta nel luogo in cui era sconfitta. Ok, perfetto. Aia. Devo arrivarci evitando di consumare tutte le fiaschette che mi servono per la boss fight. E mi ero anche surriscaldato, quindi... Mi domando solo, ho perso solo quella o ho perso anche l'inventario? No, l'inventario ce l'ho ancora, ok. Niente, cerchiamo di raggiungere di nuovo il punto del boss, anche se in realtà non sarà facile perché... qua mi devo curare. Ah no, per fortuna ho tenuto la bomba. Ok, dovrò comunque curarmi a breve. Lo riseleziono. Cerchiamo di arrivarci intatti stavolta. Ok. Continua a non puntare il nemico. Mamma mia, curati. L'abbiamo rischiata grossissima questa. Ok, dai. Speriamo, ragioniamola un pochino. Magari mi tengo qua pronto la granata incendiaria. Sì, comunque la porticina qui del boss è chiaramente ispirata. Ah, boia. Curati. Stavo preso in pieno. È finita. Mi sono anche surriscaldato. Eh sì. Vabbè, ci siamo già rotti. Vabbè, lo terremo in considerazione questo titolo anche per magari farci una live e andare avanti e cercare di migliorare un pochino, anche perché ho perso tutte le essenze raccolte. Io spero che il gioco vi sia piaciuto in questo breve video, spero vi abbia ispirato, insomma, se vi piacciono quei Souls un po' sullo stile di Lies of P più che il Dark di Elden Ring, ma non volete un qualcosa di estremamente difficile, adesso qua sono morto due volte, ma non è così difficile come sembra.
Fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo sempre cliccando sul link qua sotto accedete, cercate a Instant Gaming, cercate e praticamente lo troverete a 1,50€, Steel Rising, tutto attaccato, invece che i 49 di Steam è senz'altro meglio. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!